nostra idea di energia è la stessa che hai in mente tu. 30. Energia senza sorprese. Ski Center Latmar, liberi di sognare. Cari amici degli sport invernali, eccoci ritrovati per la seconda puntata di Ski Trentino, la trasmissione ufficiale del Comitato Trentino Fisi. Sta per iniziare una settimana fra le più importanti, in particolar modo per lo sci alpino, che inizierà con la Coppa Europa di Pozza di Fassa e si concluderà con la 3-3 di Madonna di Campiglio. Nella puntata parleremo dei risultati dei nostri atleti con il settimo posto di Christian De Ville, sentiremo a che punto è la 3-3 con il presidente Lorenzo Conci, parleremo di Universiadi con il countdown, di sci alpinismo con il trofeo San Nicolò in notturna, di fondo e sci alpino giovanile con i responsabili di settore, mentre per la rubrica Ski Past Claudio De Tassis racconterà la storia della 3-3. Siete pronti? Apriamo il cancelletto, andiamo a vedere il primo servizio, il settimo posto di De Ville in Val d'Isère. L'appuntamento con il podio per Stefano Gross e Christian De Ville è rimandato nuovamente. Nel secondo slalom stagionale della Val d'Isère, i due Fassani avevano illuso tutti nella prima manche, chiudendo Stefano quarto a 44 centesimi dall'austriaco Marcel Hirschel e Christian quinto con un distacco di 66 centesimi dal leader provvisorio. È poi successo che nella seconda frazione Gross ha inforcato la seconda porta, mentre De Ville, per paura di saltare come in Finlandia, ha sciato troppo contro, centrando comunque un settimo posto che è decisamente positivo, il migliore fra gli azzurri, anche se ormai dai due ragazzi della Val di Fassa tutti si aspettano la vittoria. Amareggiato anche Stefano Gross, che a Levi aveva commesso un grosso errore, in Francia è uscito subito di scena. Vittoria per il francese Alexis Pinturo. Erroraccio nel quale è incappato pure il roveretano Davide Simoncelli nella gigante domenicale, non riuscendo a qualificarsi per la seconda manche, così come Luca Dalli Prandini, 36esimo, e con una buona prova di De Ville fra le porte larghe, chiusa al 40esimo posto. Il gigante ha visto trionfare Hirscher con Blardone ottimo quinto, la sorprendente Roberto Nani decimo e Manfred Molg 13esimo. Fra le donne settima Irene Curtoni nella gigante di St. Moritz con Denise Carbon 13esima. Nello sci di fondo continua lo straordinario momento di forma della poliziotta Ilaria De Bertolis. Dopo il successo nella 5 km a skating del sabato, la premierotta ha chiuso in terza posizione la 10 km a tecnica classica di Goms, valida pure questa come gara dell'Alpen K. Tra le junior, buon 18esimo posto della trentina Giulia Sturz, mentre in campo maschile da segnalare l'8° posto di Mattia Pellegrin delle Fiamme Oro e il 16esimo di Enrico Nitti. È partita anche la stagione dello snowboard con la prima prova della Triveneto Cup a Carezza, una gigante che ha regalato 4 vittorie per i colori trentini con Elia De Thomas, Alice Lombardi, Jessica Felicetti e Simone Giamuena. Sul podio anche Nicola Oliviero, Sara Croce e Fatmi Jellici. Infine nel salto speciale a Sochi Roberto Della Sega si è piazzato 18esimo, Davide Bresadola 25esimo. Coppa Europa in notturna a Pozza di Fassa, Super G e discesa in Val Gardena, gigante in Val Badia e a seguire la 3-3. Ecco cosa ci aspetta nel lungo fine settimana. Il Trentino Alto Adige, ombelico del mondo, almeno per quanto riguarda lo sci alpino. Un weekend straordinario attende infatti gli appassionati della neve che avranno l'imbarazzo della scelta su che gara seguire dal vivo o in televisione. Si inizia giovedì 13 dicembre notturna sulla pista Alloc di Pozza di Fassa con il Memorial Elke Pastore, tradizionale slalom speciale valido per la Coppa Europa, dove gareggeranno anche i fassani Christian De Ville e Stefano Gross. Prima manche alle 17, seconda alle 20. In gara anche i giovani Andrea Ballerin e Pietro Franceschetti. Il giorno successivo salgono in cattedra le discipline veloci con il Super G della Val Gardena che si disputerà venerdì alle 12.15, quindi sabato spazio la discesa libera con lo stesso orario di partenza. Una classica dello sci dove ci si attende il grande risultato da parte degli azzurri dopo l'eccellente inizio stagione. E al cancelletto ci sarà anche il campigliano Paolo Pangrazzi. Sabato sera, tanto per non stancarsi di sci, a San Vigilio di Marebbe spazio la Coppa Europa con uno slalom City Event in notturna.
Domenica largo alla Gran Risa, dove si spera di rivedere sul podio il roveretano Davide Simoncelli, che con l'avvento della Valbadia ha un feeling particolare, anche se i favoriti rispondono al nome di Hirscher e Ligeti, con Blardone e Molg intenzionati a lasciare il segno. In chiave trentina si spera nella prima qualificazione nei 30 del noneso Luca Dali Prandini. E dulcis in fundo la mitica 3-3 di martedì sera, finalmente tornata in Coppa del Mondo. La 3-3 di Madonna di Campiglio torna in Coppa del Mondo dopo ben 7 anni di astinenza. Tanta attesa per questo evento simbolo per il Trentino. Ce ne parla il presidente del comitato organizzatore, Lorenzo Conci. Lorenzo Conci, ci siamo. Martedì 18 dicembre, ritorno alla 3-3. Siete pronti? Sì, siamo ottimisti. Siamo in una situazione molto positiva perché c'è la neve, c'è il freddo, la pista è pronta, le tribune sono montate. Diciamo che adesso facciamo l'ultimo sforzo, che è quello di accogliere i veri professionisti del circuito bianco, le televisioni, e accomodare tutti in modo che poi il parterre sia pronto e la pista sia pronta. Nel 2005 vinse Giorgio Rocca, tutti sperano che vinca un altro italiano. Beh, intanto Giorgio fa la prepista, che è già una bellissima cosa. Credo che siamo una delle poche stazioni a poter offrire questa possibilità. E poi, bellissimo, De Ville e Grossa, pari merito, dovrebbero vincere. È stata dura riportare la 3-3 Madonna di Campiglio. Nelle bozze del calendario c'è anche per i prossimi anni. Sì, è stata dura perché una serie di circostanze hanno un pochino congiurato verso soluzioni negative, però questo ha dato anche a noi stimoli per fare di più o per mantenerci sempre con l'obiettivo di rientrare. Adesso siamo di nuovo in previsione in calendario 2014-2016 e quindi c'è la possibilità di avere un lavoro che dia una resa, ci sia continuità. Un importante test, soprattutto anche dal punto di vista mediatico, avete investito molto nella promozione. Sì, abbiamo investito molto perché pensiamo che il messaggio che dobbiamo lanciare come provincia, come territorio, è quello di dimostrare che ci teniamo molto a questa manifestazione, quindi abbiamo incoraggiato tutti a venire, anche quelli che di solito tendono a delegare agli altri la propria partecipazione, abbiamo cercato di renderli protagonisti. E poi ci sarà anche la programmazione di lavori futuri per il canale. È troppo presto, adesso siete concentrati sulla gara, ma su cosa lavorerete? Sì, continuiamo bene a lavorarci, cioè dobbiamo migliorare le nostre strutture al traguardo, al finish, soprattutto abbiamo poco spazio, quindi dobbiamo demolire le strutture che abbiamo per creare più spazio. Però adesso abbiamo abbastanza idee chiare e continueremo a stare in contatto con i tecnici della FIS per definire questo progetto. Ricordiamo gli orari? 17.45 prima manche, 20.45 seconda. Esordio stagionale per il circuito Dolomiti sotto le stelle di sci alpinismo in notturna con il trofeo San Nicolò di Canazzei. Vittorie per Marco Facchinelli ed Elena Nicolini. Dolomiti sotto le stelle, ovvero il circuito di sci alpinismo in assoluto in Italia più interessante per numero di gare di partecipanti grazie ad una formula con competizioni solo vertical nelle ore serali. L'edizione numero 16 della suggestiva Challenge ha fatto il suo esordio sabato sera con la 7ª edizione del trofeo San Nicolò, organizzato dallo sci club Bogn Dania. Una sfida esplosiva che ha visto imporsi il pinetano Marco Facchinelli in campo maschile e la molvenese Elena Nicolini fra le donne grazie a due prove simili per intensità e sviluppo, con entrambi i dominatori dal primo all'ultimo metro, a dimostrazione di un eccellente stato di forma in questo inizio stagione. Marco Facchinelli ha concluso il tracciato che prevedeva 690 metri di dislivello da Canazzei con partenza sci in mano fino ai 2140 metri dell'hotel Pordoi, facendo registrare il tempo di 33 minuti e 13 secondi. Alle sue spalle, con un ritardo di 23 secondi, ha concluso il fiemmese della Cauriol Thomas Trettel e a 54 secondi il chiesano di Cimego Davide Galizzi. Seguono più staccati Filippo Beccari della Bella Ladigna, Guido Pinamonti del Bon Dania, Ivo Zuglian, Michel Zemmer e Christian Varesco. In campo femminile affermazione per Elena Nicolini del Brenta Team col tempo di 43 minuti e 16 secondi, capace di precedere di 23 secondi Carla Jellici del Bon Dania e di 2 minuti e 35 secondi Andrea Hinerhofer di Geis. Fra i giovani successo per Federico Nicolini davanti ad Omar Campestrin e Giovanni Lastei, mentre fra i master si sono imposti il gardenese Mario Hofer e la fassana Silvana Iori.
I protagonisti sia della gara maschile sia di quella femminile hanno condotto la prova praticamente dal primo all'ultimo metro, dimostrando di avere in questo momento della stagione una marcia in più rispetto agli avversari. Grande soddisfazione per il patron dell'evento, Ennio D'Antone, sia per la partecipazione di 200 scialpinisti, sia per il risultato organizzativo reso possibile grazie alla disponibilità dei tanti volontari e della società Impianti SIC di Canazzei. Il circuito Dolomiti sotto le stelle torna venerdì 14 dicembre con il trofeo La Sportiva Monte Agnello a Pampeago. E abbiamo qui il vincitore, Marco Facchinelli. Allora, com'è andata, Marco? Più che bene, perché cioè, non me l'aspettavo, visti i nomi insomma, dei partenti. E poi Canazzei, sempre la prima gara, sempre quella dove tutti vogliono vedere lo stato di forma. Oggi appunto c'era l'assenza di Urban Zemmer, bisognava provare quindi a fare qualcosa di buono e ci sono riuscito. Perfetto. E hai trovato difficoltà? Siete rimasti in gruppo subito? Sei andato via subito? Com'è andata proprio la gara? Ho messo gli sci nel tratto a piedi, ho messo gli sci subito per primo e poi sempre una gara di testa, cioè dietro c'era Galizzi, pensavo fosse Trete, il Galizzi non capivo, dopo ho continuato a rilanciare per provare a staccare e sempre in testa. Allora abbiamo qui anche Galizzi Davide, grande prestazione questa sera, non è una sorpresa, diciamo già l'anno scorso ci eravamo abituati a degli exploit, soprattutto fine stagione, ricordo benissimo la tua grande prestazione al Pieramenta, com'è andata stasera? Stasera è andata bene, le gambe giravano, prima parte l'ho fatta con Marco, ma dopo mi ha lasciato un attimo, ha fatto due o tre allunghi e mi ha lasciato un po' lì, e dopo è arrivato anche il Thomas che non sono riuscito a tenere, però per essere la prima gara va benone oggi. Com'è andata Elena? Ma è la prima volta che faccio questa gara, è bellissima, un po' un freddo bestia, ma va bene. E ho voluto fare una notturna prima di iniziare con le grandi gare, insomma con misurina. E bene, stavo bene, ho fatto il mio ritmo e no, bella serata. E settima edizione del trofeo San Nicolò, organizzato dai Bondania e ovviamente primo attore, primo organizzatore, sei sempre te. Sì, penso che la serata è andata bene, abbiamo circa un 180 concorrenti, con questo micidiale freddo sono tanti volontari che si lanciano in queste sfide, sono tutti amanti dello sci alpinismo chiaramente e noi ci teniamo tanto a fare tanto per lo sci alpinismo. Ora abbiamo qui con noi anche Oscar Angeloni, ricordiamo coach della Nazionale Sci Alpinismo. Cosa dici? Hai visto un bel gruppo di ragazzi anche oggi? Ma sicuramente qua per la compagnia, non tanto per la prestazione. Sempre un gruppo fantastico, è bellissimo vedere tutte queste luci venire su, più di 200 persone, soprattutto tanti giovani, quindi va bene così, bravi. Insomma, lo sciopinismo sta prendendo sempre più piede e quindi noi faremo di tutto per portarlo ancora più in alto. Insomma, anche come nazionale faremo del nostro meglio. Perfetto. Una domanda volevo farti. Secondo te questo sci alpinismo in notturna può comunque aiutare, diciamo, la disciplina, soprattutto anche magari spingendo un po' anche i giovani a frequentare queste gare in notturna che magari a detta di tanti non sono redditizio, non sono il massimo, ecco. Ma sicuramente questa è un'altra specialità dello sci alpinismo, fa parte sempre dello sci alpinismo ed è comunque un grosso volano per tutti, da queste gare sono saltati fuori grandi campioni e io mi auguro che insomma, queste gare abbiano un occhio di riguardo per i giovani, in modo che insomma, abbiamo bisogno di ricambio, abbiamo bisogno di giovani che secondo me vanno bene, per quanto se ne dica vanno bene, tutto fa gruppo e porta avanti lo sci alpinismo. È arrivata la neve ed anche per il consorzio Super Nordic Ski Pass è giunto il momento di presentare la nuova stagione. Sentiamo il coordinatore Rosario Tomasini. È arrivata la prima neve in Trentino e anche per gli appassionati dello sci di fondo è partita la nuova stagione. Parte la nuova stagione anche per il consorzio Super Nordic Ski Pass. Siamo con Rosario Tomasini, il coordinatore di questo consorzio. E è partita la nuova stagione con quali novità, Rosario? Innanzitutto ci teniamo a dire che nel centrofondo Lago di Tesero quest'anno ci sono i mondiali, per cui è il massimo che si possa sperare di avere in un centro associato al nostro consorzio. Per cui dal 20 febbraio al 3 marzo
tutti a Tesero a tifare Italia. Ok, detto questo, facciamo una breve carrellata sui centri fondo dove ci sono delle novità. Partiamo dal Bondone, dove è stata rivoluzionata un po' la zona di partenza e arrivo, è stata unita la pista Cercerari con il resto delle piste, per cui attualmente in Bondone si possono avere quasi 30 km in continuità senza mai sovrapporci ad un'altra pista. Poi ci sono novità all'Avazzè, dove ci sono dei brevi tratti di pista, un nuovo impianto di innevamento, come anche al lago al Passo San Pellegrino. Poi c'è una nuova pista a Passo Coe, una pista agonistica un po' difficilina. Poi a Millegrobe c'è il nuovo centro del fondo, dove, come struttura, dove ci sono nuovi spogliatoi, nuovi servizi, nuovo ristorante, non è ancora completato in maniera totale, per cui una volta completato vi assicuro che sarà un gioiello, ma nell'arco alpino, non in Trentino. Va bene, è un anno anche particolare, un inverno speciale, perché ricorre il decimo anniversario, il decimo anno di attività di questo consorzio. Tante sfide, e qual è la maggiore soddisfazione? La maggiore soddisfazione è vedere che siamo partiti nel 2002 con 7 centri e siamo arrivati a 16. E non è solamente il numero che dice la validità del progetto, ma è anche il vedere che l'utenza partecipa a questa crescita ed è sempre molto propositiva, partecipa alle nostre discussioni su cosa è il fondo e dove dobbiamo andare. C'è anche un sito internet che è aggiornato, da tutta l'informazione, che è anche un po' un fiore all'occhiello di questo consorzio. Sì, certo, il sito internet è www.supernordiskipass.it. Uno vi accede e trova in tempo reale tutte le notizie che uno deve sapere prima di andare in montagna a sciare. Ha le 16 possibilità di scelta, guarda le webcam dove gli sembra che ci sia la condizione migliore, carica gli sci in macchina e via verso quel centro. Sito internet, ma anche social network. Certamente, con quest'anno Super Nordic Ski Pass è anche su Facebook. Vedo già molto movimento, molti mi piace e molti commenti sulle foto quotidiane che pubblichiamo, che lascia vedere le condizioni dei vari centri fondo, anche quelli aggiornati in tempi reali. Avete sempre fatto anche tante convenzioni, fra le quali una con la FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, anche per i giovani atleti. Certo, ci teniamo a sottolineare che con la FISI abbiamo una partnership, per cui noi riconosciamo ai possessori della tessera FISI uno sconto del 10%, e per il secondo anno consecutivo abbiamo rivolto il nostro interesse soprattutto ai giovani, per cui abbiamo fatto una convenzione che per gli agonisti fino ai 18 anni dei vari sci club possono ottenere uno stagionale con solamente 30 euro. E anche le famiglie, c'è un'attenzione? Certamente, anche per le famiglie, però cioè oltre al capofamiglia, anche per gli altri componenti che hanno la tessera FISI, c'è uno sconto particolare, per cui con due familiari sono 160 euro, tre familiari 190 euro. Prosegue la nuova rubrica Ski Past, personaggi e storie dello sci trentino. Questa settimana parleremo di 3-3 con Claudio De Tassis, campigliano doc, nonché ex atleta e tecnico della nazionale. Lo ha intervistato per noi Alessandro De Bertolini. Ski Past 1948, prima edizione della 3-3. All'inizio sono tre gare, una discesa libera sulla Paganella, uno slalom gigante sul Monte Bondone e uno slalom a Serrada. Tre gare nel Trentino. Perciò si decide di chiamare l'iniziativa con il nome di 3-3. L'idea nasce nel 1948 da un gruppo di appassionati trentini, tra cui il giornalista Rolli Marchi e Fabio Conci e Gian Vittorio Fossati Bellani. La prima edizione è del 49, vi partecipa anche Zeno Colò, che vince slalom e discesa. Albino Alverassi aggiudica il gigante. Nel 1956 la 3-3 viene portata a Madonna di Campiglia. Nel 67 diventa la prima gara di Coppa del Mondo di sci alpino a essere ospitata in Italia. Negli anni successivi, i più grandi interpreti della storia dello sci iscrivono il loro nome nell'albo d'oro di questa competizione. Campionissimi come Ingmar Stenmark, Gustav Töni e Alberto Tomba.
Diamo il benvenuto a Claudio De Tassis, classe 1946, e di Campiglio, diciamo un campigliano doc, e figlio di Bruno De Tassis, quindi di una figura che ha segnato fortemente la storia di Madonna di Campiglio, ma anche dell'alpinismo trentino più in generale. E, Claudio in qualche modo ha seguito in parte le orme del padre, in parte invece ha saputo distinguersi anche come atleta nella nazionale di sci alpino e in tutte e tre le discipline di allora, quindi slalom gigante, discesa libera e anche slalom speciale. E, ha avuto come dire, anche la fortuna di vedere proprio a Madonna di Campiglio la 3-3 nascere nei suoi anni iniziali e affermarsi come una delle gare più importanti del circuito di Coppa del Mondo. E, approfittiamo della tua presenza per chiederti quali sono i tuoi ricordi, prima di tutto della 3-3 e poi anche magari delle tue esperienze di atleta. Sì, i ricordi della 3-3 risalgono appunto a quegli anni lì quando io ero un ragazzino, per cui sono un po' lontani. Mi ricordo che c'erano appunto le tre specialità, e allora si correvano negli anni appunto 57 e avanti, si correvano tutti sulla pista del Cinque Laghi. Cinque Laghi, la pista che allora ci tengo anche a dirlo, si chiamava il Pankugel, no? Perché è bello tenere un po' i nomi storici, no? Come Wengen e Kitzbühel, che c'hanno il Lannenkamp, allora la Strife, tenere allora la pista del Pankugel, era la discesa, poi c'era il canalone Miramonti dove facevano lo slalom, e mi ricordo che la partenza era sulla pala del Pankugel, no? Adesso dico i nomi in dialetto, poi si passava al Saft dal Pian da Josei, la costa dai Laras, no? Il Pian de Patascos, che quello c'è ancora, poi si arrivava al Dinoch sul canalone del Miramonti ed era la discesa. Dopo, diciamo cosa, per noi ragazzini era che sciavamo, no? Perché allora si sciava e basta, perché non si poteva fare altro, Campiglio sciava, andavi con la slitta, andavi a pattinare. E pensavamo tutti, adesso faremo anche noi la 3-3 fa qualche anno, e i nostri simboli, i nostri miti erano i Burini, erano i Catturani, i Rupert. I fratelli Burini. I fratelli Burini, i fratelli Catturani, Amedeo che era arrivato anche secondo in una 3-3, in una delle prime, credo. E era anche un'esperienza probabilmente, sì, per voi così piccoli, sì, vedere arrivare questi grandi, certo, campioni poi dalla maggior parte delle località. Mi ricordo che chiudevano la scuola quel giorno lì, per cui per noi era un'altra festa, oltre andare a vedere questi campioni, poter non andare a scuola, ecco. Dopo i ricordi della 3-3, allora non c'erano i mezzi meccanici, i gatti delle nevi, per cui si battevano le piste a piedi, no? C'erano tutti i volontari, gli uomini di Sant'Antonio di Mamignola, venivano su e a braccetto scendevano due o tre volte lungo la pista per renderla più compatta. Questi sono i ricordi di allora, insomma. Dopo. A distanza poi di qualche anno tu hai fatto parte anche del comitato organizzativo? Sì, comunque, quando diciamo ho smesso di gareggiare sono tornato a casa e chiaramente ci si mette dentro e ho fatto il direttore di pista per qualche anno sullo slalom gigante, poi ho fatto il capo dei controlli, perché allora i controlli erano molto importanti, i controlli di porta. Allora erano molto importanti, perché la responsabilità di vedere se uno era squalificato o meno veniva data dal controllore di porta. Tra le prime esperienze che hai vissuto guardando questi grandi atleti e poi gli anni in cui sei ritornato alla 3-3 come comitato organizzativo, in mezzo c'è stata la tua esperienza di atleta. Di atleta, sì. E tu mi dicevi che hai partecipato sia... Io sono entrato in squadra azzurra nel 64 e poi diciamo 64 fino al 70. Tutto questo intervallato da parecchi infortuni. Ho partecipato ai mondiali di Portillo, dove Carlo Sennone aveva vinto la medaglia d'oro in slalom. Ho partecipato nel 1966. Nel 1966, il 1968 Olimpiadi di Grenoble. Lì non ho partecipato, però c'ero. E dopodiché, diciamo che alla fine del 69 ho avuto l'ultimo incidente un po' grosso e ho smesso un pochettino la mia carriera.
Finita la carriera di atleta, ho fatto l'allenatore prima nell'anno nel 1972 all'Università di Lake Placid. Come allenatore? Come allenatore degli universitari, abbiamo vinto la prima medaglia d'oro nella storia dello sci delle universiadi nello slalom con la femminile, con Anaïs Tarjan. Ho fatto per 3 anni l'allenatore della squadra femminile, arrivando fino alle Olimpiadi di Innsbruck del 76, dove lì abbiamo vinto con mio amico Franco Vidi, anche di Campiglio, che era responsabile allenatore, la medaglia d'argento con la Claudia Giordani, l'ottimo 6º posto della Vilma Gatta di Campiglio, sempre nello slalom gigante. C'erano un po' gli anni che anticipavano poi la che anticipavano un pochettino, era nata un pochettino le prime ragazze che poi hanno formato la Valanga Rosa. Ecco. Diciamo che sono tornato a casa, ho fatto il direttore sportivo della stazione di Pinzolo per qualche anno e dopo sono finito al rifugio. E dopo alcuni anni di digiuno, finalmente la 3-3 ritorna quest'anno Madonna di Campiglio. Immagino che per voi sia un motivo di grossa soddisfazione. Un motivo di orgoglio sicuramente, perché la più vecchia manifestazione di sci in Italia era impossibile che non tornasse a Campiglio. Ecco. Cioè, non poteva mancare, no? Le famose Wengen e Kidwell resistono da oltre 60 anni ed era giusto che anche a Campiglio tornasse la più vecchia manifestazione di sci, insomma. E tra quelle che hai visto, che ricordi, o anche che hai vissuto, come partecipato, sì, posso, come atleta, ce n'è qualcuna che ti ricordi più delle altre? Un po' anche a può essere anche un aneddoto. Nel 66 è nata con i mondiali di Portillo, è nato il slalom gigante in due manche, che prima lo slalom gigante veniva fatto in una manche sola. Proprio a Portillo, la gara prima antecedente da Portillo e poi a Portillo. Per cui nel 66-67, perché la stagione 66-67, lo slalom gigante di Campiglio veniva fatto in due manche. Allora, la prima veniva fatta sulla Cinque Laghi, sulla Pankugel. Torniamo indietro con i nomi dialettali. E la seconda veniva fatta sulla direttissima dello Spinale. Per cui era in due giorni, però non in un giorno solo. Ecco, questo è cose che non si sanno, perché si dimenticano. Ecco. E quante edizioni hai partecipato tu come atleta? Io purtroppo a una sola, perché tra un infortunio e l'altro sono riuscito a fare quella del 66. E se devo dire la verità, neanche proprio bene bene, no? Perché sono caduto in discesa e poi mi sono barcamenato nelle altre due. E oggi ti capita di ripassare sullo stesso tracciato, sì, con gli certo. Scelpini? È cambiata la pista, è tutto cambiato, però quando passi lì dici, occhio cane, qua, se facevo così forse... Per la rubrica Sci Club abbiamo seguito un allenamento in campo libero per i baby e cuccioli dell'Unione Sportiva Latemar. Sta andando Dennis? Si inizia bene? Tutto bene, iniziata bene la stagione con la neve naturale, come vedete, oltre al lavoro che hanno fatto con i cannoni, quindi positivo, insomma, inizio di stagione è pieno di entusiasmo anche da parte degli allievi, dei piccoli allievi. Tu che gruppo segui nella Latemar? Io seguo il gruppo Baby e qua non è al completo purtroppo oggi, ho una decina di bimbi e bene, insomma. Si soffre un po' la crisi, i genitori fanno fatica a portare i ragazzi sugli sci o no? Ma noi per ora no, sta andando abbastanza bene. È chiaro che insomma è sempre difficile per le famiglie, insomma, riuscire, specialmente chi ha qualche figlio, ne ha 2 o 3, riuscire insomma a fargli fare questa attività. Però intanto noi siamo contenti, abbiamo anche il gruppo sotto a loro, quindi Super Baby, e quindi l'entusiasmo c'è e i numeri anche, quindi siamo contenti. C'è chiaramente anche lo scopo di riuscire a far pagare meno anche ai ragazzi, penso. Certo, e i dirigenti si danno da fare tantissimo in quel senso e grazie agli sponsor insomma si riesce ad abbassare le quote, a contenere insomma, e quindi a dare la possibilità un po' più o meno a tutti di
di poter praticare questo sport fantastico, insomma. Gruppetto Bevi Cuccioli, di quanti ragazzi e bambini è composto? Allora, i Bevi Cuccioli sono circa una ventina di bimbi tra i Bevi e i Cuccioli. L'allenatore dei Cuccioli è Paolo Zeni. E l'anno scorso siamo allenati praticamente quasi sempre assieme. Bene, insomma, è andata positivamente la stagione, soprattutto verso la fine ai campionati trentini siamo presi delle belle soddisfazioni, insomma. Riccardo, Alessia, Andrea, Elisa, Tommaso, Elisabetta. Novità tecniche, andiamo a scoprire i nuovi scarponi della scarpa di Asolo, azienda leader nel mondo dello sci alpinismo. Oggi vi presento la novità per questo inverno, si tratta del Maestrale RS. Dopo l'ottimo successo avuto con l'introduzione del Maestrale, abbiamo pensato a un upgrade del Maestrale. Per questo motivo abbiamo ideato questo modello qui nuovo. Praticamente si basa sulle stesse caratteristiche innovative introdotte con il Maestrale, solo che l'abbiamo dotato di alcune innovazioni che hanno fatto sì che questo scarpone diventi molto richiesto per chi è indirizzato soprattutto all'uso in discesa, anche in situazioni un po' più difficili, quindi quasi uno scarpone da freeride. Si basa sempre nella costruzione Axial Alpine, che permette appunto allo stesso tempo di offrire un'ottima chiusura ma anche una facilità di calzata quando si deve indossare lo scarpone. È dotato sempre della suola Vibram, gomma bicolore, un'ottima mescola che garantisce grip in tutti i terreni. Ci sono gli inserti Quick Step In per l'utilizzo con tutti gli attacchi TLT e con una facilità incredibile di calzata in qualsiasi situazione. Abbiamo un meccanismo Ski Walk che permette appunto di passare facilmente dalla modalità camminata alla modalità sciata, garantendo in entrambe le situazioni delle ottime performance. Inoltre, il Maestrale RS è dotato di una lingua monoiniezione che quindi permette un'ottima rigidità a tutto il sistema scarpone ed è dotato di una fascia collo-piede che praticamente nella fase di chiusura permette un ottimo avvolgimento attorno al piede, offrendo sempre un ottimo supporto nella fase di discesa grazie al particolare che abbiamo ideato nella fascia in plastica, nella parte inferiore. Si è dunque conclusa la seconda puntata di Ski Trentino. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 20.30 sulle frequenze di TCA Trentino TV, ma anche in internet su fisitrentino.it. Ski Center Latmar, liberi di sognare. La nostra idea di energia è la stessa che hai in mente tu. 30. Energia senza sorprese.